ragazzi e bentornati ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi, speciale, mini speciale, perché che cosa è successo? Beh ragazzi, ero lì che stavo tranquillamente falciando gente con il profilo a livello 1. Appare una offerta speciale. Come ho fatto vedere sul gruppo WhatsApp dei Total War, ho detto, che cosa è successo? Sono arrivato a 1800 col profilo a livello 1, mi dà la possibilità di comprare 50 valchirie o 100 valchirie spendendo le gemme. No, no, no. In realtà ho notato, dando un'occhiata anche sull'altro profilo, che la cosa è stata fatta per tutti. Ma la novità non è assolutamente le valchirie che si possono comprare o non comprare, tipo le patate al mercato, ragazzi. È il nuovo, anzi i nuovi eventi speciali che Supercell oggi ha fatto uscire e che domani incominceranno. Unbelievable ragazzi, ne abbiamo ben due questa volta e sono la mini sfida Valchiria e la sfida Epica. Andiamo a vederli nel dettaglio. Mini sfida Valchiria, 10 gemme il costo di ingresso e dice completa la mini sfida con 3 vittorie. Quindi proprio una roba veloce veloce, vinci carte delle ricompense. Dalle ricompense progressive, questo vuol dire ragazzi, con una vittoria ci portiamo a casa 3 valchiriozze. Chiusa la valchiria, sarò felice. Con 2 ne vinciamo 5, con 3 ne vinciamo 8. Ma oltretutto c'è anche dentro il premio del baule, quindi mettono anche un baule. Come vediamo ci garantiscono 130 gold e 2 carte fino ad arrivare, dovessimo vincerle tutte e 3, ma non credo che sia così un problema, a 310 di gold e 8 carte. Solo comuni, purtroppo non abbiamo nient'altro che di interessante. Ma ragazzi, la roba quella bella interessante, quella bella sugosa è la sfida epica. Inizia qua, dice tra un giorno e 14 ore, vediamo quando vedete voi il video. Iscrizione ragazzi gratuita, primo premio 1100 gold, 60 cartine, no quelle cartine, carte. È l'ora dell'epicità, dice il prologo della sfida. Completa la sfida epica con 9 vittorie, vinci carte epiche casuali dalle ricompense progressive e rendi i tuoi mazzi più epici. Ragazzi, unbelievable, ci portiamo a casa 3 vittorie, con 3 vittorie 3 carte epiche, con 6 vittorie 6 carte epiche. E ti faccio una domanda, con 9 vittorie, bravo, 9 carte epiche ragazzi, unbelievable, 9 carte epiche garantite se arriviamo a chiudere 9 vittorie più il baule che ci dà 1100 gold, 60 carte di cui 6 rare garantite. Beh ragazzi, non vedo assolutamente l'ora che questa sfida inizi. Quante gemme c'ho? 36, che schifo. Però magari potrò, non so cosa costa fare dopo che hai fatto la sfida gratuita. Ma prima di salutarvi per chiudere, visto che siamo qui, cosa dobbiamo fare? Siamo qui, bauli da aprire non ne abbiamo, per ringraziare Supercell di averci regalato l'evento sfida epica, ho creato un mazzo quasi completamente epico, composto da 6 carte epiche: strega, furia, specchio, orda di scheletri, peccone e drago, una leggendaria, lo prince S e una carta comune che è la tomba. Direi di ostrega. Andiamo a provarlo in un amichevole, perché non è che posso su qua a spendere soldi. Vediamo se qualcuno c'è, ragazzi. Scriviamo anche: accettate, sto recando. Vediamo, ragazzi, se qualcuno entra. Se nessuno entra nei prossimi. Qualcuno entra, ragazzi. Qualcuno entra subito. Vediamo se è Sanzino. Non è Sanzino, è Rick the World, ragazzi. E allora, buona fortuna. Andiamo subito a provare questo mazzo in amichevole. Vediamo un pochettino come può andare. Subito con il nostro draghettino epicino epichino, che dovrebbe andare a contrastare senza troppi problemi proprio quello stregone di fuego che locca fantasticamente il drago. La princess ragazzi va in supporto ed è il momento di fare una ripartenza. Vediamo cosa succede con furia, princess e strega. Ragazzi, Rick non sta rispondendo. Perché non sta rispondendo? Risponde adesso ragazzi con i barbaroni. Rick risponde con i barbaroni e anche degli arcieri, ragazzi. Andiamo sopra con l'orda! L'orda brutto pericolo! E allora, oh, secondo brutto pericolo! Ho specchiato l'orda, ragazzi, ma questo qui ha messo
anche la Princess, e ci sta smaciullando la torre. Porca, ci ha smaciullato tutto, ragazzi. Ci ha smaciullato tutto! Bravo, Rick, molto bravo. Porca vigliacca. Vediamo se il draghetto ci riesce ad aiutare. Molto bene, la Princess intanto ha praticamente dimezzato la vita della mia torre. Si riparte, ragazzi, si riparte con draghetto e Princess dal dietro, ma forse non è la giocata migliore per noi. 1629 la sua torre, vediamo cosa deciderà di giocare. Uela, uela. Super peccone per il nostro amico. Non posso dire super ricchione. Super ricchi, ragazzi, che cattivissimo mette giù. Eccolo lì, lo sapevo cosa va la zappa. Andiamo con la seconda orda, ragazzi. Tiriamogli via quel peccone, vediamo di ripartire in una maniera incredibile, ma direi che subito fermata la nostra ripartenza dalla sua Princess, 1:12. O la ribaltiamo aspettando e preparando il super pecca, o altrimenti la vedo nera. Vediamo, lui metterà i barbaroni, sicuramente i barbaroni. Allora possiamo ripartire. Grande mini pecca piazzato lì, metti i barbaroni. Dai, cucciolo di drago. Sono pronto con la furia, sto infuriando tutto, ragazzi. Sto infuriando tutti, vediamo se il peccone ce la fa a non rimanerci. Mamma mia. Si salva la presa, niente da fare, 43 secondi alla fine, niente da fare, purtroppo il nostro amico Ricky sa difendersi egregiamente. Molto gentili i miei amici del clan che sparacchiano coriandoli, ma la vedo veramente grigia, proviamo una ripartenza finale, proprio anche quasi disperata. Vediamo se spreca la zappa, è proprio dura con quel mago lì, porca miseria, 20 secondi alla fine, la Princess, ragazzi, va, ma niente da fare purtroppo, vediamo se riusciamo in qualche modo, 1489, 9 secondi, 8 secondi, 7 secondi, mi smeffeggio con una palla di fuoco, porca miseria, questa me la pagherai, amico mio, bella giocata, non ce l'abbiamo fatta, questo non vuol dire che dobbiamo perderci in un mare di lacrime, non fa niente, la cosa importante, ragazzi, era scoprire le nuove sfide che Supercell ci ha regalato. Per questo io vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo domani al prossimo video. Ciao!